Allora, io mi chiamo Albano Battistella, buongiorno a tutti, ringrazio i professori che vi hanno accompagnato stamattina. Oggi vedremo una distribuzione basata su GNOME Environment che si chiama Xorin OS. Cos'è Xorin OS? È una distribuzione nata con l'intento di far passare gli utenti da Windows nel mondo Linux nel modo più dolce possibile. Immaginiamo nelle scuole che si utilizzano tanti anni sistemi operativi Windows, il passaggio per esempio a una distribuzione come Ubuntu diventerebbe molto traumatico. Perché diventa traumatico? Perché noi abbiamo la cosiddetta barra di Unity che non mi permette di vedere tutti i programmi. Quindi un utente che arriva da una comunità Windows avrebbe praticamente molte difficoltà ad fare questo grande passaggio che è il software libero, in questo caso Linux. Quindi questa distribuzione è stata creata apposta per far sì che gli utenti Windows passassero in modo, diciamo, Windows-like, passatemi il termine, a Linux. Imparassero i primi rudimenti di tutti quelli che sono i vari comandi per poi un domani passare a distribuzioni molto più corpose, immaginiamo Fedora, immaginiamo a altre distribuzioni un po' tecniche particolari che diciamo tipiche dei vari smanettoni. Cosa di particolare questo sistema? Questo sistema ha particolare due cose importanti. Ha un'interfaccia che mi richiama Windows 7, ma all'interno di questa noi possiamo cambiare l'interfaccia altre 5 volte senza fare il logout e il login nuovamente, come avviene di solito quando installiamo altre distribuzioni, immaginiamo a Compiz, immaginiamo OpenBox, e quindi devo fare il logout e devo rientrare un'altra volta. Invece l'utente qui ha la possibilità con un clic di riformulare completamente il proprio desktop. Quali sono queste interfacce? In questo caso noi abbiamo un simile che mi raffigura praticamente Windows 7. Possiamo vedere bene, se andiamo a vedere, diciamo l'impostazione è simile a Windows 7. Possiamo sostituirla, cioè cambiare in modalità XP, possiamo cambiare in modalità GNOME, classico GNOME, possiamo cambiare in modalità Windows 2000, possiamo cambiare nella modalità Unity, che attenzione, non è Unity, è stata creata appositamente una barra su base GNOME, quindi non utilizziamo Unity ma utilizziamo una barra GNOME, quindi molto molto più leggera. E poi utilizziamo la dock bar di macOS. Quindi noi abbiamo 6 interfacce grafiche da poter intercambiare a piacimento nel caso in cui ci sia un utente Mac che voglia passare per esempio a Linux per la prima volta e quindi si ritrova praticamente l'impostazione che avrebbe avuto nel suo Mac. Oppure chi aveva XP si può ritrovare la stessa interfaccia anche in questo caso. Come per esempio chi usa Windows 7 si può ritrovare la stessa interfaccia. Attualmente questa è Xorin OS 9, è basata appunto su una LTS, quindi avremo supporto fino al 2019 con tutti gli aggiornamenti. I vari bug che ci sono vengono costantemente aggiornati tramite i repository appunto di Xorin. Qualcuno dovesse scoprire qualche bug, noi lo aiutiamo e mandiamo immediatamente gli aggiornamenti, cosa che più delle volte con Ubuntu succede che magari devo aspettare una settimana, invece con noi praticamente riusciamo a sistemare tutto. Ecco, una cosa importante di questo sistema è la personalizzazione, perché la cosa importante da quando si arriva da Windows a Linux è la possibilità che io posso personalizzarlo come interessa a me il sistema, non come vogliono loro. Quindi utilizzando questo tipo di sistema riesco a rievocare quelli che sono i vari comandi in Windows in modo che non ci sia questo passaggio traumatico tra il software praticamente proprietario e il software libero. Abbiamo appunto creato questo sistema che si basa sulla dock bar ABN.
una barra molto particolare che simula, come vedete qui sotto, praticamente le sembianze di Windows. Ma posso anche personalizzarla questa barra. Come? Andando qui, tasto destro, preferenze. E praticamente qui ho una serie di comandi che io posso personalizzare. Come? Andando qui, il size delle icone, l'orientamento sopra, sotto, lo stile, l'espansione dello screen. Qui come lo voglio, se voglio il drag and drop, se non lo voglio, se lo voglio togliere. Abbiamo gli applet che qui possiamo aggiungere praticamente la nostra dock qui sotto. Immaginiamo per esempio il monitor di sistema o un sensore dell'hardware, cioè la temperatura del processore. Quindi noi con un clic possiamo installare molteplici applet e ne abbiamo un casino. Abbiamo i temi. Come vedete, questo con la Z, caratteristica di Zorin, è il tema principale che è la versione light. All'interno possiamo trovare altri temi, come il dark, che è praticamente il classico della VN, la barra, oppure abbiamo gli altri temi di Zorin, dark, blu, light, e possiamo aggiungere degli ulteriori. Quindi la barra è altamente personalizzabile, quindi si possono installare veramente tanti, tanti temi per questo tipo di sistema. Abbiamo in questo caso la versione educational. Io ho portato la versione educational perché abbiamo praticamente tutta una serie di software già preinstallati. Io, per esempio, ho installato, ecco, per farvi vedere, dalla primaria fino alle superiori. Ma si possono aggiungere altri software. Quindi possiamo avere praticamente una miriade di software educational già preinstallati, perché questa è stata fatta proprio per la versione educational. Una cosa molto importante è che noi abbiamo un sistema che è proprio adatto per la pubblica amministrazione, perché le LTS sono fatte esplicitamente per la pubblica amministrazione, in modo che mi deve dare stabilità, aggiornamenti di sicurezza e devo avere un sistema stabile che mi deve durare almeno 5-6 anni. Non posso permettermi il lusso di sostituire il sistema ogni anno, ogni 2 anni. Quindi questa è la grossa caratteristica. Chiaramente, qual è l'approccio iniziale di una persona che passa da Windows a Linux? Voi lo sapete benissimo. Non mi trovo l'icona di Explorer. Questa è la prima domanda che mi hanno fatto in molteplici scuole, che io sono andato a installarlo e quindi c'è stato veramente un casino, perché non vedevano l'icona di Explorer. Oppure non vedevano l'icona di diciamo del classico Word. Abbiamo superato, bastando rinominare il LibreOffice in Word, già l'effetto proprio mentale ha dato i suoi frutti. Quindi nessuno è una stupidaggine, però siamo riusciti a far cadere quel tabù di quello che era praticamente l'Office, che bisognava utilizzare prettamente l'Office, invece poi di utilizzare diciamo, un software open. Quindi salvarlo in formato ODT, che adesso è la pubblica amministrazione. Se voi sapete, adesso il codice 68 del CAD, codice amministrazione digitale, impone. Quindi nei prossimi anni la pubblica amministrazione, in questo caso anche la scuola, sarà costretta a passare a questi software open source. E questa è una cosa bella, perché possiamo chiaramente, passando a un software open source, anche poter, in questo senso, dare il nostro contributo, dare il contributo alla comunità, in cui se ci sono dei bug o ci sono dei qualcosa, in modo che la comunità possa risolvere questo tipo di situazione. Vorrei farvi vedere, ecco, brevemente, ecco, le due caratteristiche principali è lo Zorin Look Changer, che vi avevo spiegato prima, e lo Zorin Theme Changer. Qual è la differenza? Noi apriamo questa interfaccia. Adesso in questo caso io ho la distribuzione solo con tre interfacce grafiche, ma è quella che vi stavo dicendo, ce ne sono sei. Quindi io adesso sono su Windows 7, posso cambiare l'interfaccia sia su Windows XP e su GNOME. Come?
basta andare a cliccare sulla mia schermata in XP e praticamente automaticamente, senza fare il logout e login nuovamente, abbiamo un'interfaccia simile a XP. Andiamo a verificare e vedete che l'interfaccia del menu è letteralmente cambiata. Quindi diciamo ci siamo avvicinati a quello che è il sistema di XP, Windows XP. Vogliamo GNOME, andiamo qui e abbiamo la barra delle applicazioni che ce l'abbiamo stile GNOME. Quindi senza fare il logout, quindi senza perdere poi tempo, anche se siano anche 5 secondi, 6 secondi, noi riusciamo a riconfigurare il nostro desktop a nostro piacimento. E vedete che è molto, molto easy, molto, molto semplice, con un click a poter praticamente passare da un desktop all'altro. Ritornando al nostro Windows 7, quindi praticamente noi abbiamo questa possibilità che non è poco. Possiamo andare appunto sui temi e quindi in questo caso io ho due colorazioni, ma ne possiamo aggiungere anche delle altre. Adesso siamo sul light, abbiamo una colorazione del menu bianco, come potete vedere. Andando sul blu praticamente riesco a intercambiare quello che è il tema. Vedete? Ho cambiato. Adesso stiamo implementando, sta uscendo la Zorin 12 praticamente con ulteriori temi in modo automaticamente di poter intercambiare la colorazione delle cartelle, perché ci sono degli studenti che hanno dei problemi particolari anche di alto contrasto già inseriti nella distribuzione, quindi io mi posso sostituire i colori, posso cambiare la cartella, posso interfacciare a mio piacimento, posso colorare a un mio colore prescelto in modo che riesco ad avere anche una mia personalizzazione interna del sistema. Il problema, come vi ho spiegato prima, è la difficoltà di passare tra Windows a Zorin nel modo più dolce possibile. In molti casi io ho fatto un esperimento, qual è l'esperimento? Personalizzando praticamente il desktop, cosa ho fatto? Ho fatto un esperimento mettendo alla prova dei professori in questo caso, non c'è molta differenza del sistema proprietario. Come vedete, le icone sono state stilizzate. Questo è stato un esperimento che ho voluto fare nelle scuole. Sotto ho messo i wallpaper praticamente di Windows e praticamente diciamo che sono riuscito a far credere, tra virgolette, certo, non dobbiamo parlare di Windows, però è giusto per farvi capire qual è la difficoltà di una persona che passa da Windows a Linux. Non si trova più le icone, non si trova Word, non si trova Explorer, non si trova l'Office, perché quando si apre c'è scritto LibreOffice, allora LibreOffice non è meglio di Office perché deve essere scritto Office. Non è così. Questo è stato un esperimento, quindi come potete vedere è simile a Windows, i comandi sono gli stessi, il menu è sempre lì, non mi ha cambiato niente, però nella mentalità di chi lo va ad utilizzare per la prima volta non riesce a capire il passaggio, se veramente è un sistema basato su Linux o basato su Windows. E questa è anche una possibilità che uno può praticamente utilizzare. Chiaramente diciamo che
Io consiglio di, questo è un esperimento che io ho fatto, però diciamo che è meglio lasciarlo ai suoi, a quello che è il suo, diciamo, originale. Andiamo su light, comunque abbiamo parecchie personalizzazioni a livello di aspetti che possiamo personalizzare. Eccoci qua. Quindi il sistema è prettamente configurabile, quindi si possono aggiungere eventuali interfacce grafiche, si possono aggiungere ulteriori interfacce grafiche, si può fare uno sviluppo anche da parte delle scuole, perché noi abbiamo aperto un canale sul sito di Zorin, andate sul sito zorin.com in modo che possiate mandare i feedback. I feedback sono molto importanti perché vanno a sistemare eventuali bug oppure consigli che ci vengono dati, soprattutto per la parte educational. Se volete mandarci tranquillamente delle informazioni oppure delle cose che voi vorreste trovarvi nella distribuzione per programmare o qualsiasi cosa, fatecelo sapere che noi andremo ad implementare eventuali software didattici e di programmazione che a voi interessano. Quindi questa è una cosa molto importante che si può praticamente utilizzare. Ecco, la cosa per esempio importante è la differenza per esempio dal sistema operativo Windows. Chiaramente noi non lo paghiamo perché poi in questo caso l'ideatore Artyom Zorin, che ha la vostra età, premetto, alla vostra età, la prima distribuzione, la Zorin 8, è nata quando lui aveva 14 anni, quindi lui spinta del fratello, che è più giovane di lui, di 2 anni, ha chiesto una distribuzione che fosse simile praticamente a Windows, perché lui non voleva praticamente che tutti questi virus che entravano sulla distribuzione di XP continuavano praticamente a bloccargli il computer. Quindi la distribuzione è nata sull'idea del fratello, che ha voluto, sulla spinta sempre della sua, di creare questa distribuzione simile a Windows, in modo che anche gli utenti meno esperti, che non sanno praticamente di cosa stiamo parlando nel sistema operativo Linux, facessero questo passaggio nel modo più intermedio possibile, quindi da Windows, Zorin OS, e poi una volta che io ho capito come funziona il sistema operativo Windows, possiamo passare ad altre distribuzioni molto più impegnative, tipo Fedora, qualcuno che mi viene in mente, o quant'altro. Noi qui abbiamo parecchie distribuzioni che fanno al caso di ognuno di voi. Abbiamo la distribuzione Core, classica, quindi senza il pacchetto educational, sia 32 e 64 bit. Abbiamo una distribuzione Light basata su Ubuntu 14.04, con software educational e non. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere tra già i programmi preinstallati per la versione educational e una versione praticamente pulita. Oppure abbiamo altre due distribuzioni che lì sono per ovvie ragioni di sviluppo, quindi per incentivare ad avere un qualcosa, la versione Ultimate e Business, che viene praticamente data con una donazione di $8.99. Queste due distribuzioni praticamente non sono altro che due distribuzioni praticamente in cui è stato installato tutto il software praticamente per la pubblica amministrazione e per chi per esempio ha delle aziende. Quindi all'interno ci sono tutti quanti dei software praticamente rigorosamente open, praticamente che serviranno praticamente queste aziende, tutti i gestionali che praticamente, i migliori gestionali che si trovano praticamente in giro per Ubuntu Center oppure altre distribuzioni molto più professionali. La distribuzione si può tranquillamente, come vi ho già spiegato, implementare, si può tranquillamente sviluppare. Quindi non c'è che nasce così e muore così, no. Mano a mano, se abbiamo degli input di poterla cambiare, in questo caso adesso c'è la versione beta che abbiamo già mandato fuori, più o meno entro 20 giorni ci sarà la Zorin 12 definitiva, che
In questo caso noi abbiamo praticamente utilizzato il desktop di Windows 10. Di default ci sarà Windows 10 perché giustamente ci evolviamo, adesso utilizzano quasi tutti Windows 10 e quindi ci evolviamo, quindi di default ci sarà un simile di Windows 10. Più poi ci sono le altre interfacce grafiche che vi ho già spiegato già l'altra volta, per esempio la barra diciamo, di tipo macOS o quant'altro, in modo che si possano personalizzare in base alle mie esigenze. La cosa importante è che noi, per esempio, per la scuola c'è già Wine preinstallato, nel caso in cui abbiamo dei software che girano su Microsoft, e Play on Linux. Play on Linux è un, come sapete bene, è un software molto semplice che mi facilita l'installazione di programmi proprietari come quelli in Exe. Quindi è già preinstallato, quindi abbiamo già l'utente che utilizza Zori, ha già diciamo, tutto quello che gli strumenti per un'eventuale installazione diciamo, di questi software. È stato installato Voxo, per esempio qui per quanto riguarda che è un lettore vocale in LibreOffice, è stato installato gli Open Font Dyslexic, quindi per quei ragazzi che hanno problemi di dislessia. In questo caso io ho installato Omega T, che è un traduttore professionale, non so quanti di voi lo conoscono, che è ancora in sviluppo, e altri software praticamente professionali su tutte le varie aree tematiche. Adesso stiamo sviluppando in questo momento una procedura per far avviare l'EPA di Android all'interno del sistema, non virtualizzandolo, attenzione, non virtualizzando, all'interno in modo che io riesco ad attivare praticamente un'EPA Android e installarla all'interno del sistema. Quindi a breve dovremmo riuscire diciamo, ad arrivare a questa soluzione, perché molti problemi che io ho avuto nelle scuole è che, ma non possiamo installare per l'app Android. Chiaramente adesso tutti abbiamo lo smartphone, tutti hanno le app Android e molte app Android sono su parte educational, quindi molte scuole le utilizzano per fare lezioni, soprattutto le elementari, perché hanno dei software molto, molto pratici, molto leggeri, quindi cercheremo di far installare, ecco, l'app Android direttamente senza virtualizzarlo con VirtualBox o quant'altro, perché mi renderebbe la vita abbastanza pesante. Altre caratteristiche di questo sistema è diciamo, la possibilità di avere molte distribuzioni, che io parlo nel caso mio, dalla Lite alla Core al 32-64 bit. Se voi andate sul sito potete andare su download e quindi potete vedere molte distribuzioni adatte alle mie esigenze, quindi non vi lasciamo a terra, vi possiamo praticamente dare quello che volete. Adesso sulla versione 10, che sempre si basa sul GNOME Environment, quindi è una via di mezzo, chiaramente non è né troppo leggera né troppo pesante, è una via di mezzo. Perché questa scelta? Perché altrimenti adesso con l'hardware che sta andando avanti, il 32 bit, voi lo sapete benissimo, andrà a scomparire. Quindi stiamo cercando di dare anche una certa visibilità agli occhi, a livello grafico, anche a quegli utenti che arrivano praticamente a Windows 10 e strizzano un po' l'occhio anche sulla grafica, perché sapete benissimo che la parte grafica per un sistema è molto importante, oltre all'usabilità di questo sistema. Quindi la cosa importante è dare un prodotto che io ho già installato tutto, sono il primo user e io riesco a fare senza chiedere aiuto a nessuno, quello che devo fare, navigare, scrivere una lettera, fare delle conversazioni, intendo Skype o quant'altro vario, comunicare. Questa è la cosa che chiedono tutte le scuole. Ci sono problemi di virus, mi possono per la sicurezza, ci sono. Quindi questo noi intendiamo dare diciamo, questa distribuzione, una distribuzione molto affidabile, ecco, molto diciamo molto importante. Poi ci sono delle migliorie tecniche, ci sono delle migliorie tecniche che una volta installato il sistema molti si dimenticano. Quali sono le migliorie tecniche? Diciamo se ho poca RAM, installando ZRAM, non so se voi avete mai provato, installate ZRAM, lo swap, molte distribuzioni Linux chiaramente utilizzano praticamente lo swap molto precocemente. Quando arrivo al 60% della memoria, automaticamente mi si attiva lo swap. Questo non va bene perché altrimenti io utilizzo memoria virtuale, devo utilizzare
almeno un 90% della memoria fisica che ho installato all'interno del PC. Quindi io vado ad agire praticamente sullo swap e lo porto al 10. Quindi cosa vuol dire? Il 90% utilizza la memoria fisica. Quando lui mi ha saturato al 90%, allora lì attivo la memoria virtuale. E c'è una bella differenza tra utilizzare la memoria fisica e la memoria virtuale, lo sapete benissimo. Quindi vado ad agire praticamente sullo swap e vado a migliorare la reattività del sistema. Questa è una cosa molto molto importante. Poi cosa succede? Che nelle scuole i PC rimangono accesi anche il venerdì, sabato e domenica. Io ho trovato le scuole e sono rimaste accese venerdì, sabato e domenica, perché il personale ATA non va a spegnere il PC, sembra che è spento poi invece in stand by, con l'aggravio del consumo, lo stress hardware. Immaginatevi per anni questi hardware che sono accesi notte e giorno, e c'è uno stress hardware all'interno, col calore che si sviluppa. Immaginatevi d'estate a 40 gradi che non c'è aria condizionata dentro i laboratori, quindi c'è lo stress hardware. Mi hanno chiesto una soluzione, quindi all'interno di Zori abbiamo, andando a manipolare Cron, siamo andati a dare un orario prestabilito per fare l'auto shutdown automatico delle macchine. Quando il laboratorio si chiude, facciamo un esempio alle 5, io do praticamente, dando questo comando, ogni giorno la macchina si spegne a un determinato orario, salvaguardando quindi l'hardware. Lo possiamo dare sia da comando, oppure lo possiamo dare per sempre, cioè posso dare anche dei giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, che mi si spenga a quell'orario. Quindi noi siamo riusciti anche a salvaguardare l'hardware della scuola, perché chiaramente è inimmaginabile che io vado lì a dire all'ATA, vai sulla linea di comando e scrivimi questo codice perché il computer mi si spenga fra 2 ore. Sarebbe inimmaginabile. Quindi abbiamo dato una soluzione tecnica definitiva. Quindi l'hardware praticamente si andrà a spegnere a un determinato orario, salvaguardando anche l'hardware e anche il consumo di corrente che avrei durante tutto il fine settimana, perché altrimenti non potrei andare a verificare uno a uno se veramente sono in stand-by oppure sono spenti quei PC. Quindi automaticamente, io l'ho sperimentato su una scuola, praticamente di un laboratorio di 30 PC, e quindi a un determinato orario si vede proprio l'albero di Natale che automaticamente i PC fanno l'auto shutdown automatico. Quindi questa è una cosa anche non solo di risparmio energetico, ma anche per salvaguardare l'hardware stesso, che praticamente lasciandolo acceso tutto quanto a fine settimana si va a stressare, quindi quel calore, condensatori, quant'altro, dopo 8 anni chiaramente o prendi la macchina, butti via, oppure ne compri una nuova. Cioè, ci sono altre possibilità. Installazione di software proprietario. Io sono riuscito a provare molto software dell'Ericsson che gira su Wine. L'accortezza che non hanno molte scuole è aggiornare la distribuzione di Wine. Aggiorniamo sempre tutto il resto, ma non aggiorniamo Wine. Se io non ho il PPA di Wine, chiaramente mi rimane sempre l'1.6. Adesso siamo alla 1.8, qui hanno già sistemato parecchi bug in passato di alcuni programmi in Next, quindi installando Wine 1.8 io ho potuto verificare che tutti quei programmi che non giravano prima adesso girano. Quindi questa è una cosa importante, andare ad aggiornare quei software che io ne ho bisogno tramite il PPA, stabili, non testing, stabili, che potrebbe essere tipo LibreOffice. Quando mi esce una nuova distribuzione LibreOffice automaticamente me la va ad installare. Ok? L'accortezza, ecco appunto, che per esempio per installare dei software didattici io ho avuto un problema con un software della Oxford di lingue, ho chiamato la Oxford perché aveva questo DVD di installazione, c'era scritto compatibile con Linux, ma non funzionava, non partiva il sistema. Ho chiamato la Oxford, sicuramente sapevano qual era il problema, mi hanno inviato il DVD nel giro di un giorno e mezzo, l'ho installato perché il problema era per i 64 bit, perché questo io l'ho installato 64 bit, è arrivato il CD, l'ho installato e funzionava tutto. Quindi ho provato anche parecchi software proprietari. Chiaramente va verificato caso per caso. Chiaramente io lo utilizzo, per esempio, stavamo parlando anche stamattina, quando è che io posso
diciamo, dire che non voglio installare Linux. Ci sono dei casi, in caso in cui io faccio grafica, allora lì attualmente lo sviluppo sta andando avanti, però se sono un grafico pubblicitario, allora dico vabbè, prenditi il Mac. Oppure sono un incalito giocatore di videogiochi, allora è chiaro che mi vado a prendere un computer che prettamente, soprattutto per le schede grafiche, però io vedo che ci stiamo arrivando allo sviluppo, quindi sarà, io penso, un paio di anni riusciremo ad arrivare sia con Wine che con altri, con i vari PPA del Nvidia o AMD, che l'AMD è quella che crea più problemi per quanto riguarda i driver grafici, riusciremo ad arrivare a una definizione di tutti questi, quelli che sono questi problemi proprio a livello grafico, perché la grafica è molto importante. Poi chiaramente che diciamo che sì, se ho un hardware, praticamente un software proprietario in cui non posso, ho speso, faccio un esempio, il CAD o l'AutoCAD 14-15, che ho speso, non so, 9.000 euro per acquistarlo, che allora dico no, magari non c'è un similare in Linux, allora è chiaro che lì sarò costretto ad utilizzare questo software proprietario perché è stato appositamente creato per la macchina Windows. Però abbiamo veramente molte risorse all'interno del software center e anche all'esterno per poter scaricare dei software che oramai, faccio un esempio, Darktable per la fotografia. Io ho degli amici fotografi che hanno abbandonato Photoshop e stanno utilizzando Darktable. Darktable praticamente ha adesso, con la nuova distribuzione, parecchi filtri per la fotografia. Quindi fotografi professionisti che già stanno passando a questo sistema open, quindi è gratuito. La cosa importante è la comunità Linux, è molto importante, perché se io scopro, come lo sapete benissimo, dei bug, la comunità vi aiuta. Microsoft no. Voi prendete il sistema, lo utilizzate, voi siete l'utente finale, la Microsoft, voi non lo comprate il sistema Microsoft. E ve lo concede, è una concessione di utilizzo, la cosiddetta EULA, quando voi aprite il sistema e tutti mettono il tick senza poi leggere quello che c'è scritto. È un software che è mio, dicono è mio, è della Microsoft, però tu lo puoi utilizzare perché hai pagato un corrispettivo. Però non posso modificarlo, come per esempio avviene su Linux. Quindi vedete la differenza, cioè utilizzando un sistema proprietario non posso effettivamente andarci a mettere le mani, o se lo faccio illegalmente posso essere penalmente perseguibile. Io sono andato in molte scuole e vi posso assicurare che ho visto Windows 10 taroccati, Windows 7 senza licenza, e io giustamente ho detto attenzione che potreste avere dei problemi legali, perché magari hanno fatto l'upgrade che avevano Windows Vista, oppure non avevano la licenza, oppure anche dei computer donati anche da genitori bonariamente, e chiaramente cosa hanno fatto? Avevano Windows 7 e hanno fatto l'upgrade a Windows 10. Se non ho la licenza non si può fare. Anche se io ho fatto una donazione in buona fede, chi riceve, in questo caso la scuola, i problemi ce l'ha lei, non ce l'ha chi l'ha donato, ce l'ha la scuola. Quindi la cosa importante è utilizzare software libero, e se volete proprio acquistarlo, compratelo, non piratatelo, perché oltre a scaricarvi un sacco di porcheria all'interno, perché non vi pensate che andate su vari siti Tor e vi scaricate il programma per intero, tutto a posto, bello pulito. A volte sì, a volte ci mettono un bel backdoor all'interno e così vanno all'interno del vostro PC, fanno quello che vogliono e ve lo scasinano, quindi dovete riformattare il PC e reinstallarlo di nuovo. Quindi questa è una cosa molto importante, la legalità che la scuola dovrebbe insegnare, perché la legalità nella scuola è un insegnamento, deve essere un must per la scuola, utilizzare i software liberi o quantomeno che io abbia acquistato. Quindi questa è una cosa molto importante. Perché utilizzare Linux nella comunità, nella pubblica amministrazione? Perché il vostro paese risparmia di licenze, risparmia parecchi soldini di licenze, non ha problemi di sicurezza, di virus o quant'altro. Ho una comunità che mi aiuta, se io trovo qualche difficoltà
io parlo per Ubuntu, nel senso c'è la comunità, io vado lì, posto il mio problema o conosco qualcuno, ho questo problema su questo software e la comunità risponde tutta insieme. Quindi il bello di fare il gruppo è di aiutarsi l'uno con l'altro anche per trovare una soluzione adatta. Con Linux posso installare tanti programmi gratuiti, come vi ho già detto, con Software Center possiamo trovare una miriade di programmi, sia educational o per la scuola o per qualsiasi, diciamo, anche a livello amministrativo, possiamo installare i programmi che più ci interessano. Si può aggiornare, noi possiamo aggiornare il nostro sistema con un click, non come avviene per esempio con Windows 10 che adesso praticamente quando accendo mi si blocca il PC, adesso non posso più scegliere se attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici. Quindi questo è un altro problema ancora, quindi magari abbiamo un pacchetto da 1 giga da scaricare, comincio a fare lezione, immagino nelle scuole che c'è un'ora di tempo da fare, io apro il mio PC, il mio laptop e ho 1,7 giga da scaricare, intanto non lo posso dire non lo scaricare, non lo sta già scaricando. Poi faccio 40 riavvii perché me lo deve installare, poi mi fa, non so se voi avete già notato, in molti PC mi fa 40 riavvii, perché prima mi installa uno, poi mi fa lo spegnimento, poi mi riattiva un'altra volta. Quindi quell'ora è già finita. Nel quel tempo io sto iniziando, io ho già finito la lezione. Quindi abbiamo già un sistema con Linux già pronto all'uso. È già aggiornato con un click e non devo fare il riavvio. La cosa molto importante è che per Linux non ho bisogno di fare il riavvio della macchina quando installo gli aggiornamenti. È già pronto il sistema. Ho dei vecchi computer, li posso riutilizzare. Per esempio nelle scuole ci sono parecchi computer vecchi, li possiamo riutilizzare. Quindi creiamo anche, diciamo, salvaguardiamo quello che è l'ecosistema, no? Non andiamo a buttare hardware nuovo come spesso avviene nelle riciclerie, che io trovo praticamente hardware nuovo quando poteva essere riutilizzato oppure donato alle scuole, appunto installando questi sistemi basati su Linux, qualunque esso sia, sia Zori, sia Ubuntu, sia l'Ubuntu. Cioè l'hardware può ancora avere vita, potete ancora utilizzarlo. Questo è un altro insegnamento che già in molte scuole stanno facendo. È molto importante poter riutilizzare l'hardware che non si può più praticamente con una macchina, per esempio esce Windows 10, non lo posso più installare, ma posso installare Linux, quindi evitiamo di diciamo, creare questo giro, diciamo, consumistico quando l'hardware può ancora dare ancora per molti anni. Questo è molto importante. Come posso fare a provare Linux? Semplicemente in live installo mando avanti il mio CD, mi gira attualmente il sistema, avendo già Windows, lo posso provare. Lo posso installare, lo posso virtualizzare con VirtualBox. Oppure lo posso fare dual boot, posso utilizzare Linux e posso utilizzare Windows. Quando ho, come ho già detto, dei programmi proprietari di cui ho pagato un sacco di soldi, allora voglio avere tutti e due i sistemi, magari per navigare, utilizzo Linux e poi invece a livello professionale, magari faccio un esempio, utilizzo il CAD, utilizzo Photoshop e quant'altro, allora utilizzo, diciamo, stand alone, utilizzo il sistema Windows. Quindi possiamo avere inizialmente chi proviene per esempio da Windows, sarebbe una soluzione equa in modo da poter installare nello stesso hard disk un dual boot in modo da poter avere tutte e due le possibilità di scelta. Ritornando a Zori OS, diciamo è una, come ho già detto, una via intermedia di passaggio tra Windows e Linux. Non è né troppo leggero né troppo pesante, ma chiaramente devo dargli anche una conformazione grafica in modo che riesca ad avvicinarmi l'utente che proviene da Windows. Quindi chiaramente dobbiamo un attimino, anche se non sembra, che questo sistema si basa su GNOME, come potete vedere, è stato un po' stilizzato appunto per creare questo passaggio molto più semplice possibile per chi proviene dai sistemi praticamente proprietari come praticamente Windows oppure macOS, perché in questo caso noi potremmo avere anche
la possibilità di, avendo le sei interfacce, di riconfigurare il nostro desktop con la dock bar classica dell'Apple, no? E quindi ricreare in un certo qual senso le stesse funzioni, le stesse posizioni, le stesse, diciamo, menu che ha i sistemi proprietari. Certamente non si ferma qui il sistema, c'è un continuo lavoro dietro, soprattutto con la zona in 12 che a breve uscirà, e fra 2 settimane più o meno dovrebbe uscire. In questo caso è molto importante, se voi volete dare il vostro contributo, andare sul sito, ci sono dei feedback, se la volete installare in modo da poter vedere se ci sono alcuni margini di miglioramenti, potete mandare il vostro consiglio, verrà preso in considerazione, o anche altrimenti, se avete dei programmi già che voi come scuola avete già creato, si possono inserire all'interno della distribuzione. Quindi questo è molto importante per noi e anche per Artyom Zorin, che ci tiene moltissimo, chiaramente anche lui studioso di ingegneria informatica in Irlanda, che ha la vostra età, e lui è molto, praticamente, si è molto dedicato sulla parte educational da quando io ho un po' insistito di dare appunto questo apporto per la parte italiana, tipo installando anche tutti quei software appunto per dislessici, oppure quei ragazzi che hanno difficoltà, diciamo, per aiutare, ecco, gli insegnanti o quei professori, ecco, ad avere già tutto preconfigurato, la macchina già preconfigurata all'interno del sistema. Chiaramente questo è già un sistema già pronto, che per chi vuole navigare, per chi vuole praticamente fare dei documenti di Word, quindi l'utente si trova già tutti già i programmi già preinstallati. Altre novità sono in arrivo, come vi ho già detto, con installando l'app Android, quindi cercheremo di far avviare l'app Android direttamente sul desktop, quindi senza virtualizzare nulla. Ci stiamo arrivando, penso che fra qualche mese riusciremo a attivare, quindi sarà inserito nella zona in 12 che dovrebbe uscire fra un paio di settimane. Ecco, se avete domande, io sono qua per, se avete qualsiasi domanda da fare. Non ho capito, scusa. Allora, la barra AVN praticamente non viene sviluppata più dal 2011, questa barra molto personalizzabile, che tipo la Docker praticamente più o meno è quella, non è stata più sviluppata, l'abbiamo ripresa, perché questo sviluppatore probabilmente è passato a migliore vita o ha fatto dell'altro, abbiamo preso noi in mano questa barra e l'abbiamo implementata, abbiamo fissato alcuni bug. Ecco, una cosa che abbiamo avuto un grosso problema, per esempio stavamo parlando con il comune di Vicenza, l'assessore che è venuto a trovarci e ha approvato la distribuzione, abbiamo avuto un problema di oversize praticamente dell'icona, praticamente installando una, diciamo, la firma digitale DIC, quando andavo ad attivare la firma digitale DIC mi si azzerava praticamente tutte le icone, praticamente vedevo solamente tutta una fascia bianca qui sulla mia destra. Abbiamo fissato subito il problema, ci hanno chiamato, nel giro di 30 minuti abbiamo mandato praticamente il resize praticamente della barra, 30 minuti nei vari repository, abbiamo dato un dist upgrade e abbiamo fissato il problema. 30 minuti noi abbiamo risolto il problema, perché già giustamente questo sviluppo è stato fermo dal 2011 e quindi praticamente il sistema non era più praticamente aggiornato, infatti adesso non ci sarà più AVN, ma ci sarà praticamente basata su un'altra barra, quindi una nuova implementazione molto più stabile, molto più veloce, molto anche personalizzabile, diciamo, come GNOME. Quindi implementeremo ancora altro software, ancora altre diciamo quello che è adesso, abbiamo installato questa nuova interfaccia grafica in modo da rendere più semplice possibile all'utente. Faccio un esempio, l'icone, se le voglio vedere oppure no, voglio lasciare il desktop pulito oppure voglio cambiare il colore dell'interfaccia a livello di sia le cartelle, interfacciarmi praticamente interfaccia con i temi, quindi posso praticamente bilanciarmi quello che voglio, praticamente personalizzabile, ed è quello che noi vogliamo, in modo che l'utente non debba andarsi a cercare dei programmi particolari che devo installare,
io ho già tutto lì, posso personalizzarmi tutto già con un click. Quindi il fatto di look change è molto importante, perché il fatto per esempio di avere una, adesso io vi ho portato questa, però per esempio avere questa interfaccia praticamente è molto importante, avere questa interfaccia. Io adesso questa qui è 3, l'altra invece è da 6, qui abbiamo Unity, quindi diciamo che rievochiamo, ecco, su base GNOME, però non è Unity classico, è molto pesante, perché voi sapete benissimo che Unity a livello grafico mi richiede molte risorse. E questo è molto importante, quindi molto leggero. Io vado qui, ma io c'avevo XP. Eccoci qua. Abbiamo praticamente il menu praticamente su base XP. Si può implementare. Ecco perché i vostri consigli potrebbero essere anche utili a noi per sviluppare ulteriori software e ulteriori, diciamo, quelle che sono, in questo caso abbiamo chiamato Zori Look Changer, praticamente in un clic io riesco a riconfigurarmi tutto il mio desktop. Ok? Quindi, oppure andiamo su GNOME e noi, quindi abbiamo tutte le applicazioni sopra, in stile GNOME. Eventualmente si possono, chiaramente, sui vari consigli feedback che arriveranno, noi implementeremo, andremo ad implementare tutto quello che c'è da implementare. Ma la cosa bella è che voi, anche durante, in corsa, potete mandare i vostri consigli e noi, tramite i repository, riusciamo a modificarvi il sistema. Quindi non dovete riformattare tutto il sistema. Automaticamente il sistema verrà continuamente aggiornato. Dimmi pure. Il software center nuovo, allora, il software center nuovo si basa su GNOME, il nuovo GNOME Center, molto più leggero rispetto a quello di Zori 9 che adesso noi abbiamo utilizzato, era il vecchio software center di Ubuntu, e quindi praticamente verrà utilizzato praticamente su base GNOME, il nuovo praticamente GNOME Center, con delle piccole modifiche, non è totalmente uguale. E allora, per quanto riguarda lo sviluppo del sistema, abbiamo i nostri repository. Se voi trovate un bug, o avete dei problemi, o avete un'icona che diciamo si allarga il doppio rispetto a quella che è nella barra, voi comunicate, io ho questo problema, largo e tutto il resto, e noi mandiamo automaticamente gli aggiornamenti per quel tipo di problema. Per il comune di Vicenza noi abbiamo in 20 minuti siamo riusciti a sistemare praticamente il problema che avevano con questo software di firma digitale. Però questo è, diciamo, l'intento nostro che serve per far avvicinare gli utenti, diciamo, di Windows a Linux. Quindi questa è, io penso, la cosa più dolce da fare da chi passa proprio da un sistema proprietario che è Windows a un sistema come Linux che è libero. Una volta in cui io ho imparato tutti i comandi piano piano, posso passare magari a una distribuzione più completa, magari molto più, diciamo, più forte rispetto magari anche da linea di comando. Però se io sono un utente user normale che, per esempio nella scuola, che devo navigare, devo fare Word, ho tutti i programmi già preinstallati e quant'altro, questo sistema si sposa proprio al caso nostro. Quindi diciamo che la soluzione è stata, sì, chiaramente rievocando un po' quelli che sono i temi di Windows, ma se non l'avessimo fatto non ci sarebbe stato nessuno che avrebbe cercato di provare il sistema operativo in questo caso. Chiaramente neanche io sposo molto il fatto che andiamo a modificare l'icona, però se io non riesco a dare una via alternativa a chi lo sta provando, non riusciremo direttamente, non avremo nessuno che installa, faccio un esempio, un Ubuntu, perché io in Ubuntu dove vado a trovarmi tutti i programmi? Non riesco a vederli, devo andare nella rotellina sopra, devo sapere, devo andare a cliccare e poi devo scrivere il nome. È inimmaginabile per una persona che arriva da Windows, che ha il suo menu, che va praticamente alla barra applicazioni, mi trova tutti i programmi e tutto quanto in ordine alfabetico. Qui invece ce l'abbiamo tutti, diviso per categoria, e riusciamo praticamente ad avere un immediato riscontro del programma, dove è installato, cosa fa, e praticamente con tutte le varie migliorie che vi ho detto che io faccio proprio nel sistema di velocizzazione,
e anche di sicurezza, riusciamo ad avere un sistema stabile che non ha i classici problemi, non so se voi avete mai utilizzato, sicuramente sì, li utilizzate in scuola, Linux. Molte volte esce questa scritta, dice attenzione, c'è un errore di sistema, dobbiamo inviarlo allo sviluppatore, invia, lo stai lì 2 minuti, poi devi digitare la password, invia e devi stare lì altri 5 minuti per il tempo. Su questo non avviene. Quindi una cosa importante è quella che non fa perdere tempo all'utente. E possiamo utilizzarlo su ogni tipo di sistema, quindi dalla Lite al 32 o 64 bit. Io ho recuperato hardware che dove era installato 32 bit e ho installato 64 bit aggiungendo solamente 1 giga di RAM, memoria usata. E io ho fatto un laboratorio di una scuola con 50 euro, con 26 macchine. Ho ordinato la RAM dall'Inghilterra, 3 euro. 1 giga di RAM 5003, DDR2 5003, 48 euro con la spesa di spedizione gratuite, siamo riusciti praticamente abbandonato. Questo laboratorio era 2 anni che era abbandonato, siamo riusciti a reinstallare sulle prime macchine 64 bit, quindi processori 64 bit E2220, una cosa del genere, siamo riusciti a installare un 64 bit. Aumentando, chiaramente 64 bit richiede almeno 2 giga di RAM, 1 giga e 9, 2 giga, ma l'ho voluto io perché 2 giga, l'ho installato 64 bit, perché per esempio Google Chrome adesso non è più supportato per Linux 32, quindi abbiamo fatto in previsione già l'anno fa di installare già direttamente 64 bit, quindi io adesso non avrò più problemi perché una volta che esce un aggiornamento di Google Chrome automaticamente me lo installa, perché ho la versione 64 bit. Quindi questa è anche una cosa importante, fare una previsione di quello che un domani non potrei più avere. 32 bit va bene se ho un hardware chiaramente molto datato. Se ho un hardware datato lo posso tranquillamente, ho un muletto cosiddetto nelle scuole, lo posso utilizzare, mi va benissimo, ho tutto quello che mi serve, ho Firefox o altri browser, Midori che è ancora più leggero. Però possiamo tranquillamente utilizzare una distribuzione molto, molto più performante, ecco, rispetto magari a una core che è la core ha un'interfaccia grafica importante, perché basandosi su GNOME chiaramente mi richiede più risorse grafiche, quindi anche di RAM e quant'altro. Quindi tranquillamente si può, diciamo, specialmente in questi casi si può recuperare tutto. Questo è un PC che certamente non è nuovo, questo è un Centrino Duo ma non è nuovo. Avrà più o meno 8-9 anni, però un 64 bit, io sono 64 bit, quindi e le sue funzioni le fa benissimo, performante, veloce, calcolando che questo sistema con tutta la suite didattica viaggiamo sui 2 giga e 2 giga e 3. Calcoliamo che questo sistema con tutti i software che ho installato sono 2 giga e 2 giga e 3, quindi chiaramente se io installo il sistema nudo e crudo solamente col pacchetto LibreOffice, lo standard che viene applicato, chiaramente abbiamo un sistema di 1 giga e 1, 1 giga e 2, chiaramente cambia un po', chiaramente deve far girare tutti i programmi, chiaramente installazione, quant'altro vario. Quindi secondo me questa è la soluzione ideale per esempio per chi passa praticamente dal sistema proprietario come Windows a software libero. Cosa molto importante, LIM. Io sto cercando di togliere tutte le LIM nelle scuole. Qualche dirigente mi stava già buttando dietro qualcosa. Allora, io ho una cosa molto semplice di che noi già abbiamo già sul mercato, non andiamo a cercare cose strane, progetti, qualcosa. Utilizzando una televisione 4K di definizione 65 pollici, che il costo, io, guardi, sono andato a vedere un 1000 euro, riesco a trovarla, con un sistema Android già preinstallato, quindi abbiamo cavo LAN, tutte le connessioni, quindi mi posso interfacciare con il vario smartphone, quindi posso comunicare con tutto, USB all'ultimo grido, basta installare una cornice, un frame praticamente particolare che arrivano tutti dalla Cina, purtroppo è questa la realtà, del costo di 300 euro in base alla grandezza praticamente della televisione. Io parlo di una televisione 65 pollici, che praticamente è la diagonale di una classica LIM,
la Lim fa 68 perché una smartboard fa 68, poi è un 4 terzi, noi abbiamo un 16 noni chiaramente con la televisione. Però utilizziamo tutto lo schermo, non utilizziamo, non ci rimangono quei 5 cm, non so se sempre sul proiettore che non posso utilizzare. Non ho più problemi di tendaggio, quindi non devo più, perché altrimenti quando vado a scrivere mi crea il cono d'ombra e non riesco a capire cosa sto scrivendo. Non ho più problemi di software, perché una volta che io applico questa cornice, automaticamente con il cavo USB io me la installo direttamente sul sistema e utilizzo tutti i programmi che ho all'interno. Multitouch, ci possono lavorare 10 persone contemporaneamente. 10 persone contemporaneamente. Posso fare anche un'aula multimediale. Un monitor messo davanti al televisore. Esattamente. Esattamente. Quindi automaticamente io poi utilizzo con questo cavo USB, c'è un cavo USB che esce da questo frame, praticamente questa cornice, attacco qualsiasi PC e automaticamente la televisione diventa multitouch. Quindi ricreo le stesse funzioni che ho sulla Lim. Però mi tolgo il proiettore, che è una rottura di scatole. Ho una definizione 4K, che non stiamo parlando 1000x24, oppure installo il mio PC e non riesce a vederlo. Ho una televisione, quindi voglio far vedere un qualcosa agli studenti, o un documentario, qualsiasi cosa, o Rai Sport, quello che è, ce l'ho già. E in più utilizzo il PC per far andare tutti i miei software didattici che ho già preinstallato nel sistema. E come si chiama questa soluzione? La soluzione l'ho detta io, cioè l'ho fatta io, cioè l'ho sperimentata io. E c'è solo da comprare questa cornice che arriva dalla Cina, che costa sui 3, in base alla grandezza praticamente della TV, basta applicarla praticamente, si può fare anche un'aula multimediale, si possono prendere per esempio chi ha per esempio una sala molto grande come questa, fare due televisioni più o meno simili attaccate insieme, in modo che per esempio posso lavorare, i ragazzi possono lavorare con il suo PC su due fonti diverse, con due attività diverse, perché collegandomi PC ho due entrate video, quindi uno studente lavora su un lato e quindi mi fa un'attività, l'altro e la programmo io dal PC. Quindi automaticamente i ragazzi possono fare due attività diverse. Due lavagne proprio messe insieme. Oppure anche dividere in due, si può fare tutti e due i modi. Però io con lo stesso computer riesco a gestirmi tutte e due le attività. E me lo posso vedere qui dalla gestione schermo. Quindi questa è una soluzione che io adesso ho già sperimentato di mio a casa, con la mia televisione LCD classica 37 pollici, non ci sono problemi, perché praticamente questa cornice ha praticamente dei collegamenti infrarossi, all'interno su tutti i LED infrarossi, tutte le parti, e quindi ho anche una, diciamo, utilizzo tutto lo spazio, cioè dall'angolo all'altro angolo, quindi è una cosa, e non ho bisogno di configurazione, come per esempio avviene per il proiettore. Io prendo e parto. Ogni volta si cambia la lampada nel proiettore, dovete riconfigurare la Lim. Perché cambio la lampada, poi mi devo fare la calibrazione, devo andare lì a toccarmi tutti i punti. Con questo sistema non ho più bisogno di fare la calibrazione. Io sono plug and play, vado e io sono già pronto. Prendo il PC e me lo posso installare. O addirittura posso installare dei mini PC già preinstallati dietro alla televisione, che c'è il supporto VESA, mi installo anche un mini PC, e ho già praticamente, che vendono già per esempio in Cina queste televisioni già con dell'hardware già installato dietro, però che io sconsiglio, quindi anche perché la televisione è cinese, quindi non so quanto possa essere affidabile. Però io mi posso consigliare Sony, Samsung, che chiaramente hanno una certa affidabilità, e anche LG, perché per esempio la Sony in questo caso fa anche diciamo la televisione con il sistema operativo già preinstallato, Android. Quindi all'interno della televisione ho anche due sistemi operativi, che viene comandato con un microprocessore. Quindi ho già tutto quanto all'interno. E se volessi far vedere la schermata del mio Linux su tutti i PC del laboratorio, esiste un software che condivide con la schermata? Ah sì, sicuramente sì, c'è EpoPets. E gestisce proprio EpoPets, praticamente gestisce tutto il laboratorio, automaticamente lei è il quadro comando e gestisce tutti gli studenti, lei vede quello che fanno gli studenti, o li può inibire, li può bloccare, oppure vede quello che sta facendo magari uno studente sul monitor che sta giocando, lei cosa va là e lo blocca, e lo cazia pure. Io ho gioco anch'io.
vabbè. Ed è un software praticamente che si installa praticamente già sul repository di Ubuntu, ApoPets. Cioè eTalk o ApoPets, sono i due software principali che per gestire un'aula di praticamente informatica per gli studenti. Ed è molto veloce anche sulla rete, quindi ha anche una certa reattività. Che non, una volta che lei si configura praticamente i suoi PC, gli dà il nome e quant'altro, si gestisce automaticamente. Però la soluzione, ecco, il passaggio adesso io ho trovato purtroppo molti dirigenti che mi volevano buttare qualcosa addosso quando avevano già acquistato le LIM. Perché ho detto, acquistiamo nuove LIM. Sì, ma non è, la LIM è una tecnologia, io devo spiegare ogni volta, che è nata in Canada nel 1989. Noi la stiamo utilizzando ora. Quindi dobbiamo dare, io ritengo, e questa è la mia opinione, ai professori e agli insegnanti, un qualcosa che è all'ordine del giorno. Perché magari fra 2 anni cambiano le cose, quindi in previsione che cambiano le cose, io ho già un sistema che almeno per 5-10 anni mi può andare bene. Chiaramente un proiettore di alta definizione può costare anche 2.400 euro, 2.500. Poi qual è il problema più grosso? Che quando io per esempio attacco a un PC molto datato, mi si può piantare perché non ha la stessa definizione. Ho un chipset grafico integrato, quindi mi si blocca, fermi tutti, non si può più fare lezione. In questo caso, utilizzando praticamente questa televisione che si acquista al commercio, quindi io ho trovato, c'erano anche delle offerte a 900 euro, installo questa cornice e ho un prezzo tutto incluso di 1.300-1.400 euro. Però ho una definizione 4K che è 6.000 erotti per 4.000 o 5.000 e quant'altro. E non ho bisogno più di tirare le tende. Non ho più bisogno di andarmi a configurare praticamente la lavagna. Devo farmi la calibrazione ogni volta, la lampada che si spacca. Chiaramente il frame ha una durata. Ha una durata il frame, chiaramente. Come c'è la televisione. Però se io vado a vedere tutti non so, adesso non mi ricordo, 1 milione di ore la televisione, per esempio, sono andato a vedere 1 milione di ore, insomma. E il frame è lo stesso più o meno a questa durata qua, però andiamo avanti, andiamo a 10 anni, insomma. Se mi si rompe il frame sono 300 euro, poi mano a mano che vado avanti costano sempre di meno, no? Come lo smartphone all'inizio costa 500 euro, i primi smartphone poi arrivano a 50 euro, te li regalano magari al supermercato, con i punti, no? Che uno va lì. Quindi questo è il sistema che io adesso per esempio a Grisignano sto andando a installare Zori, che mi hanno richiesto appunto anche di far formazione sul software libero con la dirigente, sono veramente entusiasti di questa attività e quindi diciamo che ho proposto questa soluzione perché in molte aule non hanno la LIM. Allora ho detto scusatemi, invece di andare a buttare via dei soldi per la LIM, per cosa mi direste di fare questo tipo di passaggio? Io l'ho già collaudato a casa mia, quindi è una cosa già testata. Allora mi sono rimasti... No, bellissimo, lo sposiamo subito, partiamo. Allora, per comprare la televisione non è un problema. Il problema più grosso è comprare il frame, che arriva dalla Cina. Ci sono aziende che lo vendono anche in Italia, certificato, però vogliono 1.500 euro. Allora preferisco, sinceramente, comprarlo in Cina, anche perché so che a livello doganale per le istituzioni non c'è IVA. Mi sono informato, quindi non ci sarebbe IVA. Oppure comunque per 300 euro si riesce a recuperare, anche perché si riescono a recuperare i soldi. Molte volte anche col comitato genitori in giro siamo riusciti ad acquistare dell'hardware nuovo di PC, ho fatto acquistare dei PC, non hanno detto A, quindi abbiamo implementato l'aula di informatica, rigorosamente installando Zorin, perché io Windows non ci metto più le mani, sui laboratori dopo che sono andato 7-8 volte, ho dovuto ripulire da tutti i virus, sono rimasto per 7 ore a ripulire, dopo 2-5 giorni mi hanno richiamato perché hanno scaricato dei software, in questo caso in exe su Java di Ivana Sacchi, che erano pieni di virus, quindi poi li ho dovuti far vedere, dice guardate che questo software è pieno di virus, no è impossibile, se andate a vedere... Purtroppo è una scelta che uno fa, chiaramente non è solo il fatto che io passo a Linux, come ha detto inizialmente anche il presidente Lug, perché è gratuito. Io passo perché
ho una certa affidabilità, ho una comunità che mi aiuta, se mi succede qualcosa, la Microsoft, se io ho un problema particolare, non mi viene a casa mia e ti risolvo il problema. Oppure ti risolvo, però mi devi pagare. In questo caso noi possiamo avere praticamente molte soluzioni in questo campo, sia per la scuola che a livello anche, in questo caso il Comune di Vicenza è venuto a vedere il sistema. Inizialmente aveva provato a passare Ubuntu è troppo pesante a livello grafico, aveva provato a passare con la 12.04 LTS in passato, non ci sono riusciti perché c'erano un sacco di blocchi, il computer andava in freeze, praticamente si bloccava, dovevano fare il restart con proprio quel pulsante classico quando uno non va niente, no, quando si fa a scuola, vai lì, e premi il pulsante e fai il restart. Sono venuti, hanno visto il sistema, l'hanno sposato subito perché hanno visto che è molto reattivo, molto leggero, molto user friendly, quindi riesco praticamente a interfacciarmi subito col sistema. Io e i professori abbiamo fatto anche nelle scuole che sono andato, ci siamo messi dietro le quinte, abbiamo visto cos'era la faccia che avrebbero fatto quando si sarebbero messi lì. Inizialmente c'è stato un po' diciamo sono un po' arretrati, però poi con i giorni a passare, quando hanno visto che cliccando con Firefox automaticamente subito il browser era già pronto, parlo del registro elettronico, con Windows devo fare l'aggiornamento, non posso utilizzarlo perché mi fa praticamente il riavvio del sistema. Allora cosa facevano? Prendevano e andavano sulla macchina con l'installato Zori. Allora con i giorni passare e quant'altro, allora qualcuno mi ha detto, ma avete installato Windows 10? No, ho solamente messo wallpaper di Windows 10 per far credere che fosse stato Windows 10, no? Se fosse stato installato, quindi è solo una questione mentale, no? Il registro elettronico funzionava su Windows? Su Wine? No, è un registro elettronico proprio collegato online, sono quelli là della GDP oppure sono là della, come si chiama l'altra ditta, Classe Viva, questa roba. Però non andava in rete, cioè stava lì a caricare perché era pieno di porcherie. Quando ho visto che il sistema andava veloce, faceva tutto quello che c'era da fare, chiaramente, che bello questo nuovo Word, no? Con l'icona stilizzata, tipo questo fake che ho fatto. Quando è che si accorgevano che era Office? Quando si apriva la barra con scritto LibreOffice. Allora dice, ma questo non è Office. Ma non perché le icone fossero state, perché erano diverse, ma perché usciva la scritta che c'era scritto LibreOffice. Io penso sia una questione mentale, perché adesso se per esempio nel circolo 8 adesso è diventato, prima era 11, utilizzano tutto open, non c'è solo una macchina che abbiamo lasciato un Windows 10, abbiamo fatto l'upgrade giusto per tenerla lì, ma mentre prima andavamo tutti su quella quando noi abbiamo spintaneamente abbiamo installato Zori, adesso è il contrario, quella lì è libera e tutte le altre vengono utilizzate. È proprio una questione mentale. Io dico sempre che è solamente una questione mentale e poi una cosa molto importante, c'è bisogno di formazione. Perché noi come LUG, anche io mi sono anche proposto, ho detto io vengo, mi dite un orario, facciamo una formazione di un'ora, due ore la sera, vi faccio vedere i comandi, vi faccio vedere come funziona, voi già sapete partire con le vostre gambe. Poi step by step andiamo avanti. Volete poi imparare qualche linea di comando, volete imparare un qualcosa, non c'è problema. Andiamo avanti a piccoli passi. Non si può pretendere di passare da oggi a domani al software, chiaramente al software libero. Dobbiamo fare gradualmente. Però io, utilizzando Linux, ho la banda pulita. Utilizzo la banda internet pulita. Non ho l'antivirus che mi blocca praticamente, oppure ho dei programmi in backdoor che mi continuano a lavorare. Perché l'antivirus mi va a cercare il nuovo, diciamo, database antivirus, quindi va lì e continua a avere questo dialogo. Io ho 100 programmi in Windows, 100 programmi che lavorano in backdoor che mi vanno a scaricare banda. Moltiplichiamolo per tutti i PC della scuola, ok? Immaginiamoci la banda come va a finire. Magari in molte scuole dove sono stato, in aperta campagna, arrivano a 7 mega. Dividiamo la banda per tutti i PC che utilizzano Windows, chiaramente riusciamo, arriviamo malapena ad aprire il browser. Questa è una cosa molto importante che molti lo sottovalutano. Non ho problemi di antivirus, quindi aggiornarlo ogni anno, oppure comprare licenze, come è successo in molte scuole, che avevano le licenze nuove all'interno del cassettino e che non aveva nessuno aveva installato. O aveva cambiato il codice. E noi abbiamo buttato 8.000 euro di licenze
che poi sono scadute. Con quei soldi lì mi sarei comprato tutti i computer per i nuovi laboratori. Avrei fatto il laboratorio nuovo. O in una scuola io mi sono messo le mani nei capelli perché hanno speso con una ditta 8.500 euro per lo smaltimento di computer obsoleto che avevano giù in soffitta. In cantina, scusate. 8.000 euro, io mi sono messo le mani nei capelli. Con quei soldi io avrei rifatto tutte le macchine nuove. Tutto hardware nuovo, installando poi chiaramente la distribuzione Linux. Mediamente un PC che io installo praticamente su, diciamo sui computer, praticamente 350 euro. Ma non stiamo parlando di un computer con un Celeron all'interno, stiamo parlando con un i3-6100, addirittura arriviamo anche agli i5, un terabyte di hard disk, cioè sono cose anche molto importanti sotto. Non ho un Celeron che magari devo spendere poco perché la scuola non ha soldi, prendo la prima, diciamo, prima porcheria che trovo, ecco, sul mercato. Facciamo gli acquisti perché poi mi devono durare. Facciamo un progetto al minimo che devono durare 10 anni, anche per la velocità che io devo avere sulla rete, del sistema. Quindi la cosa importante è, le risorse sì sono poche, ma molte volte vengono utilizzate male. Io ritengo, io sono 25 anni che giro nelle scuole, quindi conosco tutti i capitolati, avendo anche tutte le amiche di SGA che fanno gli acquisti, mi chiamano, cosa devo prendere, perché non essendo tecniche non riescono a... Le prime ditte che arrivano, chiaramente, ti do questo computer, costa 1000 euro, ma come 1000 euro? No, ma questo è il migliore. Giustamente, non essendo tecnico, mi fido della ditta che mi viene lì, che mi propone sta cosa. Visto che non c'è il tecnico di laboratorio, soprattutto nelle scuole primarie e secondarie, chiaramente io mi fido. Io sono andato adesso in una scuola che è una ditta, faccio il nome, ha fatto un lavoro di rete, non funzionava niente. Dovevano fare il collaudo, erano 3 mesi, che per mettere qui PON, vari PON, WiFi e quant'altro, le maestre che piangevano che non avevano la connessione da 1 anno e mezzo. Abbiamo sistemato noi, minacciandoli, tra virgolette, ho detto adesso venite a fare il lavoro che non avete fatto. Ma voi fate un servizio a pagamento? No, noi siamo, allora, noi come associazione, almeno per me, cioè il presidente, è senza scopo di lucro. Molte volte le scuole ci chiedono se vogliamo un rimborso spese, ma il rimborso spese non va a me personalmente, va all'associazione per poi istituire questi, diciamo queste manifestazioni che noi facciamo, potrebbe essere Linux Day, oppure per esempio una scuola ci chiama, dobbiamo installare la distribuzione Linux particolare e magari ci serve della RAM, allora la RAM noi la mettiamo noi, la prendiamo noi, magari usata, la prendiamo, la installiamo. Non va certamente a noi che facciamo questo servizio, perché l'associazione appunto è senza scopo di lucro, è stata iscritta appunto da poco anche la Regione Veneto, quindi è certificata, potete andare sul sito, potete verificare con la lettera della Regione Veneto, a firma del Presidente della Regione Veneto, quindi se un'istituzione scolastica o amministrazione in questo senso, Comune di Vicenza, che noi siamo stati molto contenti che ci abbia chiamato per installare, ecco, Zori OS, perché si sono innamorati tantissimo, perché giustamente hanno detto l'assessore Zanetti che la media degli utenti è di 52 anni, quindi immaginabile dire a una persona di 52 anni che ormai è prossima alla pensione, dice che devi utilizzare Linux, a meno che non ci sia un'interfaccia un po', diciamo, user friendly, che mi vada praticamente a rievocare un po' quella che è l'interfaccia Windows. Però noi siamo col presidente, se una scuola, come è successo, ci ha chiesto il nostro aiuto, noi andiamo, facciamo una survey, andiamo lì, verifichiamo di quello che hanno bisogno e gli diamo la soluzione, la miglior soluzione che loro potrebbero praticamente trovare. Se vi chiedono eventi di formazione nelle scuole, voi andate? Sì, in questo caso praticamente l'istituto scolastico, il C8, quello di Grisignano Montegalda, Montegaldella. Adesso io sto installando già sulle macchine, sui laboratori, tutto le distribuzioni Zorin, Education, e che avevano tutti XP. Partiamo che tutti i PC avevano XP, e una volta installato il tutto, andremo 3-4 di noi a fare formazione. Ci hanno richiesto 20 ore minime. Quindi ognuno di noi si parte da zero, si parte da dove sono i programmi,
Dov'è? Perché purtroppo c'è anche questo problema. C'è anche questo problema, che noi partiamo comunque da zero. Facciamo l'installazione di software, ci chiedono qualche software particolare, glielo inseriamo, gli facciamo vedere come funziona, in modo che poi sono pronti a partire con le proprie gambe. Il secondo anno, quest'anno facciamo i 20 ore, che è basico per tutti. Il secondo anno ci hanno chiesto un'ulteriore formazione per quelle persone più portate, quelle 3-4 persone, che poi faranno autoformazione agli altri. Quindi a gruppi di 10, adesso quella basica noi faremo gruppi di 10, però ci hanno chiesto, ecco, diciamo 20 ore minime, perché c'è proprio il progetto, loro hanno studiato un progetto, sì, con la dirigente, che è stato approvato dal consiglio scolastico, e già pronto a partire, e appunto siamo andati lì, io ho proposto almeno la mia distribuzione, perché chiaramente mettevano l'Ubuntu, ma l'Ubuntu purtroppo ha un'interfaccia molto, molto leggera, cioè io posso recuperare un hardware, cioè un muletto, posso fare un, però non è adatto all'uso di tutti i giorni. Sì, se ho magari un catorcio, dico, lo recupero, va bene, però non è adatto a un laboratorio di informatica. Ecco perché utilizziamo questo. Nel caso in cui non è possibile 64 bit, c'è anche il 32 bit educational. E avete anche esperienza di formazione online a distanza o fate solo in presenza? No, attualmente ci hanno chiesto sempre su presenza, però noi possiamo anche installare. Adesso si fa anche, praticamente possiamo anche installare TeamViewer praticamente automaticamente, io ti risolvo il problema stando a casa mia. Non è, tu mi dai il codice, io entro nel tuo PC, in 2 secondi sistemiamo tutto. Come avviene praticamente per le varie ditte professionali, tipo la Telemar, quelle più grosse, installano praticamente questi programmi, praticamente che tu e ti colleghi in un VPN e quant'altro, tu ti puoi collegare e praticamente ti... entro, tu gli dai il tuo codice che poi cambia, perché molti mi hanno detto, ma se io mi do il mio codice e poi mi vanno dentro e mi fregano i dati. No, una volta in cui tu ti disconnetti, il codice ogni volta che tu ti riconnetti cambia, appunto per questo, perché altrimenti ognuno può entrare nel mio computer avendo il codice. Quindi questa è una cosa molto importante, quindi non occorre che io sia fisicamente lì, posso installarlo sulle macchine. Faccio per esempio un insegnante, i professori che hanno bisogno di una macchina, per esempio è successo un casino. Ecco, molte volte io ho dato i privilegi di amministratore. Io a scuola non ho tolto i privilegi, e almeno per le medie io non ho mai trovato problema. Si possono fare altri account, però io sinceramente ho lasciato sempre a libero arbitrio dei ragazzi che vanno lì a smanettare. Al massimo, per esperienza acquisita, cambiano il wallpaper sotto, che si mettono quello dei film o quant'altro. Oppure si scaricano qualche foto o quant'altro, perché fanno delle ricerche e poi mettono su Google Apps. Adesso c'è sta nuvola che sta andando perché è gratuita. Adesso fra poco sicuramente la metteranno a pagamento. Però i dati ce l'ho là, che mi vengono controllati chiaramente ai fini pubblicitari, anche per mandare spazzatura. Dicono che è gratuito, ma qualcosa in cambio ci deve, cioè è impossibile che tu mi lasci mettere i dati lì per... Quindi questa è la mia opinione. Io sinceramente viaggerei sempre con il mio server lì, o un NAS, adesso server una volta erano così, metto il mio NAS, ci butto dentro adesso i hard disk da 5 terabyte, 6 terabyte, costano una sciocchezza, basta andare in giro, si trovano. Quando ne ho messi 3-4, poi cosa devo salvare? I lavori dei ragazzi, si salvano i lavori dei ragazzi, poi se ho qualcosa da salvare gli faccio il backup, però... eventualmente poi durante la fine dell'anno cancello, posso cancellare, posso riattivare, faccio delle cartelle interne in modo che possa salvare lì. Quindi questa secondo me sarebbe la soluzione. Ecco, per la LIM sono riuscito a applicare, ecco, questo sistema, perché ancora c'è questa mentalità della LIM. Oppure adesso, per esempio, ho sentito che non sono d'accordo l'acquisto di questi Chromebook. Io ho trovato molte istituzioni che hanno preso sti carrelli, che perché il ministero ha dato le direttive di fare questi carrelli, quei cavetti che si mettono tutti quanti dentro, sì, 6.800 euro l'uno di questi carrelli con questi Chromebook da 24 posti. Nel giro di 2 anni prendete i Chromebook e li buttate dentro nella spazzatura.
per una questione di batterie. Dopo un ciclo tot di ricarica, perché le batterie sono presaldate all'interno, prendete e buttate via. Ma qualcuno mi ha risposto, ma la tecnologia avanza? Chiaramente no, certamente, ma allora Linux diamo una certa filosofia, cioè il riutilizzo dell'hardware. Così non è un riutilizzo, è praticamente un buttare del materiale praticamente nuovo, perché io, ma costa poco, 300 euro a Chromebook, io penso che non costi poco. Io intanto penso a rifarmi l'aula di informatica nuova e poi partiamo. Poi se ho soldi in più possiamo anche acquistare qualche Chromebook. Ma io li prendo come in molte scuole, quindi possiamo anche scambiare delle informazioni perché tanto siamo qui. Hanno acquistato 25 notebook con un i5 montato per fare cosa? Registro elettronico. 700 euro a notebook per fare il registro elettronico. Con il rischio, con il cavo messo così, il ragazzo passa e il notebook è già per terra spaccato, è già successo. È già successo. Quando potevamo riutilizzare le macchine che io ho fatto, portarli sopra, che erano già performanti, e rifare il laboratorio di informatica spendendo la metà di quello che hanno speso per acquistare tutti quanti i 25 notebook da mettere qua. La batteria poi, fra 2-3 anni, si prende e si butta nel cestino. Quindi abbiamo creato spazzatura, trash, come dicono. E quindi entra sempre nell'ecosistema. La batteria ci vuole tanto per smaltirla, non tanto l'hardware normale. Però. Quindi questa è una mia valutazione che dopo 20 anni di scuola posso, una mia diciamo, opinione personale. Si può fare tutto, perché con Linux si può fare tutto. Poi si applicano tutte le varie cose, le macchine, come per esempio, vi ho fatto un esempio, uno può essere d'accordo oppure no. Perché chiaramente arrivano i soldi, come li spendiamo? Bisogna spendere entro dicembre, dobbiamo trovare un progetto, ci si inventa chissà che cosa, un progetto che poi il ministero che detta, che fine dice, ci vuole la classe 2.0 carrellata in modo che tutti i ragazzi, sì ho capito, ma tu sai cosa vuol dire caricare 24 Chromebook e ci vuole la spina quella là a 32 ampere e devi avere l'attacco? Perché sono quelle commerciali, sono quelle industriali, e dove vai a trovarla questa spina? E dopo? Li devi buttare, io ho detto mi do 2 anni di vita, poi riprendi e li butti via, perché il ragazzo poi sicuramente uno cade, l'altro si spacca il vetro, l'altro. Allora intanto io partirei con una base solida, avere un laboratorio di informatica performante e poi utilizzare praticamente tutti i vari contorni. Ecco, con la LIM io l'ho già detto da subito, io eliminerei la LIM. Come? E ho detto il mio progetto. Allora, quando dice, interessante. E per le classi, quelle 2.0, dove ci sono i tablet all'interno? Perfetto. Questa televisione è già una smart TV. Quindi io mi connetto direttamente, wifi, c'erano già le wifi, o la rete, il cavo LAN che mi si connette già dalla TV, e da lì posso uscire con tutte le varie uscite. Esco dal metto al PC, quindi io sono già interconnesso con tutti all'interno. Mi arriva la LAN, cioè il wifi, io praticamente distribuisco, mi connetto direttamente gli utenti che hanno il tablet direttamente alla televisione e posso interagire con l'insegnante e il professore. E in più posso installare chiaramente cavetto USB, installo praticamente il mio cavetto USB che arriva da questo frame. E automaticamente io ho tutti i software didattici che posso utilizzare praticamente sulla lavagna. Ce l'ho già pronti. Sul tablet? Sì, posso fare la condivisione. Posso gestirmi con quel discorso di Apple Pencil, dove posso condividere tutti quanti le schermate con gli altri. La Samsung, un prodotto del genere, lo vende a 9.000 euro. No, nel senso che la lavagna, come quello che vi ho detto io, senza frame chiaramente, loro hanno già la lavagna capacitiva, tu vai là, sì esattamente, da 80 pollici costa, sono andato a vedere, 8-9 mila euro. E più devi comprarti i tablet rigorosamente Samsung. In questo caso noi riusciamo.